Sì, beh, è un libro interessante. Antonio Salvatici ha fatto una ricerca dettagliata, precisa, va letto questo libro perché si vede in tutta la sua grandezza il problema negativo importato in questo paese dai commerci illegali e del mondo commerciale cinese che si è insediato nel nostro paese, ma non solo commerciale, anche produttivo, e che hanno distrutto il Made in Italy, che hanno importato prodotti che non fanno bene alla salute, che esportano denaro in grandissime quantità, che sono ormai operatori di tutti i settori, e noi spesso siamo anche inconsapevoli di prendere a mangiare o comprare prodotti che hanno una filiera non controllata e non sicura. Questo libro è un libro puntuale che va letto, quindi va fatto onore a questo scrittore che in prima persona denuncia alcune gravi situazioni che vanno dalla questione degli alimentari fino al web, fino ad internet, tutto passando attraverso tutti i settori. Sono miliardi di euro che vengono evasi ogni anno all'erario, sono miliardi di danni all'economia italiana, sono miliardi di euro di danni al sistema produttivo. Abbiamo di fatto noi perso il brand del Made in Italy, l'hanno recuperato loro approfittandone e trasformandolo per loro un grande business. Poi c'è la grande faccenda di money transfer, dove attraverso questi sportelli più o meno controllati passano dall'Italia alla Cina o quantomeno ai paesi dell'Oriente circa 17-18 miliardi all'anno. Se noi facciamo i conti di quanto io ho detto ora di miliardi di danni, potremmo risolvere in parte il problema dell'Italia, del debito pubblico.